dal 28 ottobre al cinema Freaks Out, secondo film di Gabriele Mainetti. Al suo fianco torna Claudio Santamaria, siamo Totò e Peppino dice ridendo, che definisce il film uno spartiacque. Trovo che questo film sia uno spartiacque come lo è stato anche Lo chiamavano Jegrobo. Racconta ai nostri microfoni, questo film sdogana la possibilità di fare film diversi. Di fare film che possono intrattenere pur raccontando temi così vitali e importanti. Leggi anche, Luigi Proietti detto Gigi, Edoardo Leo, dovrebbero ritirare la sua maglia, come nel calcio. Un film in cui Mainetti ha creduto fin dall'inizio e che con amore e caparbietà ha portato al compimento. Un lavoro che nasce da una sfida, come ha racconto lo stesso regista, ambientare sullo sfondo di una delle pagine più cupe della storia del Novecento un film che fosse al tempo stesso romanzo di formazione. Storia d'avventura e una riflessione sulla diversità. All'inizio mi hanno detto che era troppo ambizioso come secondo film. Ma io volevo alzare l'asticella e raccontare quell'impressione di meraviglia che si ha davanti al grande cinema e dimostrare che noi, come abbiamo fatto in passato, lo sappiamo ancora fare. Vi lasciamo alla nostra intervista con Gabriele Mainetti e Claudio Santamaria, ricordandovi che l'appuntamento con il film è nelle sale cinematografiche dal 28 ottobre. Roma, 1943, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro fenomeni da baraccone restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini, e il corso della storia. Crediti foto. 01 Distribution.